E ora, ciao a tutti, riproviamo. È la prima volta che si è saltata la batteria del computer, per cui ero di registrare e niente. Proviamo la seconda volta. Speriamo che si senta e prova il microfono, come prova a farlo, dovrei sentirsi. Disevino, ciao a tutti, questa è la nuova incarnazione del mio blog, Terra Sotto e Onge, del mio blog sul mio orto. Ogni tanto, tutte le volte che ho la possibilità di poter fare un orto, mi sogno, oltre che di sporcarmi manco a terra, come che recita appunto il titolo del blog, Terra sotto le unghie, che per chi che non parla veneto magari vuol dire terra sotto le unghie, terra sotto le unghie. Ogni volta che mi viene da sporcarmi manco a terra, mi viene anche da provare a tegnare delle cronache del mio orteseo, del mio orto, e quindi tengo il blog, come che puoi vedere anche dai post che sta sotto a questo qua. L'ultimo post risale a qualche anno fa. Ogni tanto parto entusiasticamente, ah, adesso ricomincio, faccio brigo, e invece perennemente finisce che non si combina niente. Stavolta speriamo che possa essere un fiantellino indifferente, perché che sia una situazione un po' più stabile, che abbiamo un orto, un fiantenin, che se è una situazione di terra, un fiantenin meglio, per questo giro potrei acceppare un fiantenin meglio. Perché, tra l'altro, ho deciso di tenere sto blog d'ora in poi in Veneto. E intanto faccio il video introduttivo, perché magari tanta gente non si abitua al Veneto come lingua parlà, né tantomeno scritta. Tanti post magari sarà scritti, però tanto per darsi un'idea di come che può suonare il Veneto parlato, perché nel mondo, nella vita quotidiana, tante parlate locali italiane, ga dignità di stare in televisione, ga dignità di fiction, tanta roba. Il Veneto no. Il Veneto molto poco, se non niente. E qui, se non delle rappresentazioni proprio a livello di macchietta o comiche e così. Invece il Veneto per me è la mia prima lingua, è la mia madrelingua. Non mi capita mai di parlarla, perché come che appunto sto a Perugia, l'orto è a Perugia, si tratta appunto di cronache venete di un orto cittadino a Perugia. Ormai è quasi 10 anni che sono qua, nella mia vita quotidiana parlo italiano. E perché, insomma, stavo qua e parlo italiano, e il Veneto a me lingua mi manca. Qualche giorno fa, appunto, con mia morosa, che è sarda peraltro, ieri mo in orto, ieri mo di lavorare, e mi rendevo conto che lavorando l'orto mi veniva spontaneo parlare in Veneto. E quindi ho deciso che coglievo la palla al balzo, avendo un background da linguista. Oltre a tenere il blog sull'orto, che ne approfittavo e facevo in modo anche di rappresentare un attimo co che sia lingua veneta, facendo un favore sia a me stesso che sperando di dargli maggior visibilità anche a una lingua che sia veramente sottorappresentata nel quotidiano. E quindi niente, e quindi d'ora in poi vedremo di sentirsi il più spesso possibile. Intanto posso dirvi che l'orto che abbiamo comissia, govan galto che tin qua davanti, e a terra era durissima. Mi non mi è mai capitata una terra così dura. E però gora dire anche che go esperienza soltanto della terra su a casa dei miei nonni, terra che mi è capitata di coltivare un fiantellino e farmi l'orteseo su, che però era molto più morbida. Mi non so se sia una questione de territorio, se effettivamente l'Umbria sia più sassosa o che, o se sia un problema contingente qua fuori, che capita che abbia portato magari terra di riporto e che sia piena di sassi, piena di ruinassi, così. Fatto sta che terra molto dura, per cui se sta anche faticoso sa commissiare, speriamo che ha dato i propri frutti. Non è gigantesco, e non bisogna neanche proprio in costiera al sole illuminatissimo, però avevamo un bel orteseo, avevamo messo su intanto dei piantini dei pomodori, dei piantini dei pevaroni, dei melanzane, e siamo di aspettare a luna calante par somenare e teguine, che per chi che non conosce il Veneto, come siamo così a fare un fiato delle lezioni di lingua, e teguine e i fagiolini.
Il resto, insomma, quando che venirà il momento. Sai che se robe che non capisco, scrivimi, magari che magari non mi rendo conto e che se delle parole che se poco chiare che per me invece se quotidiane non me ne rendo conto. Mi sembra aspettare l'una cante poi i fagiolini, poi tegoine, gavemo somena un fia de misticanza da taglio, de case di onassare, e a rucoina e a ruco è ancora da venire su. Gavemo messo zo de alattuga in piantine, gavemo messo zo di cicoria, che caccia va bene. E adesso siamo somena anche dei spinassi e dei Rita, spinassi e no, 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 cos'è che come somena? Ah, i cosi, a valerianella. Spinassi e valerianella e perché se roba che non va in canon, per cui dobbiamo andare in canon, andare in semenza, andare in canon. Abbiamo scoperto che tutta insalatina, roba verde che non va in canon, se puoi somenare in luna crescente, viene su più svelta. Invece è a roba che in luna crescente se somena e se pianta anche piantine da verdura, da ortaggi, eccetera. Mentre che altri tipi di insalata, come a canasta, come tutta la lattuga, roba che invece fa semenza, va in canon, bisogna aspettare a luna calante. E per cui siamo rispettare il 10 di maggio, qualche giorno, che a luna diventa calante, dopodiché someneremo anche che roba là. E speriamo che cominci a venire su qualcosa. E a mamma de Arita, da Sardegna, le manda anche de somesse dei semi dei pomodori, dei diversi tipi, che avremo somenà, e vedremo chi viene su, e vedremo cosa succede. E per il resto vedremo, insomma, se avremo in programma. Vediamo se riusciamo a mettere su dei. Ah, i cetrioli anche che abbiamo messo su, i venire su e ve conteremo. E per il resto basta, insomma. Vi saluto e spero che ci sentiamo spesso. Magari la prossima volta, ecco, provo a fare un video col telefono, vedo se riesco, siccome ho anche il telefono nuovo, non so sicuro che mi riesca, però che proviamo, vi porto a fare un giretto dell'orto video, ok? E se no, proverò a fare qualche foto, ve le metto. Alla prossima, ciao!